raga, qua Enex, bentornati sul canale. Oggi siamo qua di nuovo su Clash Royale e oggi ragazzi assieme apriremo in primis il baule del clan, perché sì, volevo tenerlo per l'imbarazzante chest opening, ma dato che ragazzi non è possibile che abbia già raggiunto 25.000 mi piace, ma ragazzi sono 12-13 sfide, quindi dobbiamo prepararci psicologicamente a un evento veramente infausto, ma veramente ragazzi di quelli ma brutti, ragazzi, in confronto con i davanti piccoli che mi mettevano le supposte, quello raga, quello era un matrimonio, un lusso. Ma tornando a noi, adesso come vedete sto già sbloccando il baule epico. Il prossimo baule che andremo a trovare sarà un baule gigante, quindi ragazzi ho aspettato a fare partite in modo che lo trovassimo assieme in live, ma comunque abbiamo anche la possibilità di trovare la leggendaria, perché appunto apriremo assieme il baule del clan. Ragazzuoli, adesso prima di cominciare questo video però un bel pollicione, raga, un bel pollicione di supporto, e so che anche voi branate dalla voglia di lasciare mi piace in una straordinaria mando. Ragazzi, allora questa cosa me la sono studiata stanotte, perché raga, io la notte non dormo per pensare alle like challenge, e quella di quest'oggi è qualcosa di fenomenale, perché appunto quest'oggi non lascerete mi piace semplicemente col pollice, ma ragazzi tenendo lo smartphone su una mano dovrete dabbare, e mentre dabbate ragazzi col dito dritto dell'altra mano andrete a premere il tasto mi piace. Ragazzi, se dovete venire una cosa tipo del genere, così per chi non avesse capito può scrivermi sotto banane. Diversamente da ciò, se riuscite a lasciare mi piace in questa dabbosa maniera, commentatemi sotto con Rapanello Ombrico. Un po' da disturbato mentale, ma ragazzi Rapanello Ombrico penso che sia una cosa veramente acap, che ci starebbe fottutamente bene nei commenti. Ragazzi, voglio stuprarmi gli occhi a suon di leggere dei Rapanello Ombrico. Negus. Comunque raga, questo sarà il mazzo che utilizzeremo quest'oggi. È il mazzo che utilizza un ragazzo dentro il mio clan, quindi ho cercato di utilizzare, o meglio, si avvicina molto al mio. E poiché volevo portare appunto un mazzo diverso dal solito, non facciamo come quello di ieri che raga cambiarlo totalmente ci ha fatto perdere solo un sacco di coppe. Con questo in teoria dovremmo trovarci abbastanza bene, perché appunto cambia unicamente il bocciatore, il nostro buffo di merda, la polenta volante. Ragazzi, quest'oggi lanciamo polenta, che appunto vanno a sostituire normalmente nel mio mazzo le frecce, ovvero gli spiedini e la tombstone, mentre il cestino di rapa viene al posto della mia mega rapa, ma più o meno si equivalgono ragazzi, più o meno siamo lì. Ma ragazzi, adesso partiamo subito carichi a fare tre attacchetti. Ragazzi, oggi vi porto tre attacchi, dopodiché apriamo il baule. Avanti divino, vediamo se sarà il nostro prossimo avversario. Svediamo chi sarà il nostro prossimo avversario in questione. Next parla normale che non si capisce niente ragazzi. Oddio, siamo contro il cinesone con lo stemma dello yin yang. Ragazzi, abbiamo ancora dei residui peggio che il tabacco. Mandiamo giù il vecchio e anche le rapette. Ragazzi, abbiamo ancora dei residui della maledizione cinesonica di ieri, quindi non si mette bene. Perfetto, la carogna se ne va all'altro mondo, non mandiamo giù niente raga, lasciamogli scoprire le carte. Manda il vecchio dell'Alpe, adesso romperà il cazzo, le pelotas delle nostre rape. Ma ok, no, questo non mi piace. Buffo di merda che ho messo anche male, raga, adesso beccato, adesso beccato, non beccato, non beccato, non beccato. Sono un fottuto coglione, come piace a mia madre. Ok raga, adesso il vecchio ci farà un po' di danno, ma partiamo con le troie. Quindi raga, avanti le troie, dai di troie. Hai cornute, perfetto raga, perfetto. Te la potrà anche la zap, dai così, perfetto. No ragazzi, barba scambio, vado sotto da... Polenta volante, scusate, polenta volante. E addosso raga, io cerco sempre di non urlarvi in faccia, ma diventa difficile la questione quando ci arriva anche l'ambergigio a raspare le palle. Ragazzi, Minazio è uno stupra principesse di prim'ordine, diretto concorrente di Zio Fester. Attenzione, facciamo una cosa, mandiamo giù le rape, 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 veloci, eliminate, eliminate subito, eliminate la carogna, eliminatela. Ok, dai vecchione, vieni avanti, bravo vecchio, vieni avanti, mandiamo giù ragazzi, mandiamo giù ragazzo Zamponi che spara la torre così, anzi no, spara la vecchio, non spara la torre, spara vecchio. Ok, manda la principessa, quindi niente troie, facciamo una cosa raga, polenta volante, elimina questi stronzi, questa stronza ragazzi, manda la principe nero che spacca le pelotas, mandiamo il bocciatore questa volta, non mi freghi Lercio perché mi hai già fregato una volta, e ti fai arrotare col somaro, l'ha rotta quel porco ragazzi, il bocciatore è un maiale assoluto, talpone l'attacco così raga, no, Lamberto. Certo, va al mercato ragazzi, mettiamo giù le rape e mandiamo anche il vecchio raga, fermatelo. Ragazzi, fatti fuori lo grider, perfetto raga, non ci sono grider prima di Lamberto. Che culo. E se solo le troie cornute e barbascabbia cornuti si caricassero, li manderemo in campo. Dai ragazzi, barbascabbia che spaccano le palle, mandiamo Bronchenolo allo sciroppo alias puffo di merda sedativo, e dopodiché mandiamo Minazio a rompere le palle a sta principessa che ha raspato veramente di brutto raga. Raspa. Ok, mandiamo il moschettiere, il ragazzo zampone qua a fermare l'ambergine. No ragazzi, non il razzo, no raga, non la morte della merda, non voglio fare la morte della merda. Dai cornute, eliminate sto boione, sto stronzo raga, ci fa il tappo. Raga, se muoio per colpa di un razzo mi incazzo, se muoio per colpa di un razzo me do un'incazzata, che confronto quelli che vanno con i travestiti scambiandoli per dame con gentil patata. Sono nulla ragazzi, sono nulla ragazzi, non ci credo. Fermate subito questo stronzo. Ma raga, adesso ho paura del razzo, ho paura del membro. Mandiamo Minazio, non mandare il membro di Zio Festa ragazzi, quanto lo odio, quanto... E
leva stronza, raga. Il cinesone ha fatto il kamikaze, raga, lo yin yang, come si chiama, lo karma e tutte quelle cose di cinesoniche che ieri ci hanno massacrato. Anche quest'oggi ci infizzano e praticamente, raga, perdiamo 29 coppe. Adesso facciamo una cosa, diamoci un po' più di cattiveria perché adesso siamo stati un po' troppo difensivi. Ma ovviamente dovevamo fare il rodaggio col deck. E quindi, ragazzi, più carichi, doppia dose di ronco e partiamo cattivi, raga. Ricevendo, anzi, perdemus le coppe, raga. Ok, ragazzi, girando delle scariche, benissimo. Tra poco la zappa è al 12. E al 12! Namechani, no one survive. Dai così, ragazzi, vediamo chi sarà la nostra prossima avventura. Siamo contro Felipe dei Dragon Slight. Ragazzi, ora è un 3700 coppe. Ragazzi, mi dispiace di 3700 coppe, ragazzi. Ero 4093 e i valori da schifo. Vabbè, non piangiamo sulle coppe perdute. Facciamo una cosa, aspettiamo la sua mossa, altrimenti ci diamo di vecchio, ragazzi. Non manda niente. Ok, manda la fatta dei denti. Quindi facciamo una cosa, mandiamo il vecchio dell'Alpe. Per chi non sapesse, fatta dei denti per il fatto che spawna il levatartaro. Mandiamo il moschettieraccio, il ragazzo dopo le qua, che andrà a sparare a questa stronza. Ok, arriva anche Gorboia. Ma raga, adesso facciamo la sorpresa. Lo prendiamo alle spalle. Minaccia l'attacco. E questi due qua lo fucileranno. Fucilatelo, ho detto. Oh, celatelo, cazzo. Non l'hai levato, ragazzi. Sono qualcosa di orribile. Perfetto, così, così. Legnateli. Raga, ma quanto è stronzo Orboia. Ok, facciamo una cosa, gente. Mi hai portato le troie. Raga, mandiamo il vocciatore. Subito il vocciatore qua. Troie cornute. Eliminate questo lercio. Banchettate con la sua minchia. Oh, pardon, volevo dire con la sua carne. E addosso. Perfetto. E all'attacco, ragazzi. Con la polenta. Caricati. Cosa dai, cazzo? Polenta volante. Scusate le urla. Eliminala subito. Così, ragazzi, facciamo del danno. Ragazzi, arriva bronchenolo sciroppo. Ragazzi, arriva bronchenolo sciroppo. Ragazzi, stiamo... Raga, lui sta fermo, raga, sta fermo. E attenzione, il puffo di merda fa del danno, raga. Praticamente ci regala la torre. Grazie, raga, 500 di vita. Il puffo di merda, bronchenolo sciroppo, ci ha lasciato la torre. Mi lancio su questa capannaccia e andiamo di vecchio. Raga, non dobbiamo fargli spawnare barba scabbia. Adesso, raga, teniamo un attimo l'elisir. Dopodiché manderemo il puffo di merda, se comincia a essere insistente. No, raga, adesso ci vuole proprio. Giù di bocciatore, giù di puffo di merda. E addosso così. Avanti, puffaccio. Fai così, fai, bravo. Bravo, Gigio, così. Perfetto, ragazzi. Meno male, raga, che questo puffo gigante contro gli spawn deck fa i miracoli. Mandiamo, sennò io, ragazzo zampone qua dietro. Cazzarola. Zappiamo questi merdi, ragazzi. Scusate se spreco la zap, ma non voglio manco che mi ammazzino il puffo. E no, che arriva con l'erzo. Ragazzi, ci vuole la polenta, ragazzi, polenta. Polenta, volete? E avanti, troie. Godo che becchiamo anche la fatta dei denti. Quanto godo male, raga, quanto godo male. Così, eliminateli. Mandiamo, minaccia sulla torre. Dobbiamo prenderla. Così, raga, così, chapeau, ragazzi, chapeau. E così, raga, la torre va giù. Così mi piace. Allora, mandiamo subito, volendo, il ragazzo zampone a fermare il suo. Ma ragazzi, raga, nulla da dire. Mandiamo il buffo di merda qua, il bocciatore. Giù di rappe e zappiamo tutto. Mandiamo, volete, giù le troie che si sgranchiscono. Un attimo, le gambe, ma raga, direi di non preoccuparci troppo. Possiamo, tranquillamente, adesso si divertiranno un po' col bordello, col barba scabbia. Ma raga, possiamo terminare con questo attacco. Ragazzi, seconda partita portata a casa. Veramente, veramente, grazie al bocciatore. Grazie, buffo di merda, che contro il deck cancro, deck spawn, ragazzi, baule gigante, ragazzi, lo avevamo predetto ed eccolo qua fuori, baulozzo gigante. E comunque stavo dicendo, il bocciatore puffo di merda è veramente fenomenale, o meglio, contro i deck spawn cancheracci, ragazzi, anche contro la fornace, quelli odiosi, madonna santa, mazzi, stupra, cojones, ragazzi, veramente comodissimo. Poi ha un puttanaio di vita, tanca anche benissimo. Facciamo una cosa, riceviamo il nostro baulozzo. Vi avevo detto che avevamo trovato il gigante, quindi ragazzuoli, riceviamo altre scariche, così, ragazzuoli. Dopo questo gigante dovrei trovare più avanti un magico, ma ragazzuoli, non siamo qua per parlare di questo. Comunque cerchiamo di farmare almeno un altro baule importante, se non due, adesso vediamo. Non voglio arrivare a troppi mi piace sull'imbarazzante chest opening, altrimenti non riesco a gestire la sfida. Comunque facciamo un altro attacco e dopodiché apriamo il baule. Lo siamo contro. Allora, nome cinesastro, Italian Empire, anche no, ragazzi. Questo è un... Cioè, ragazzi, stiamo ancora nella completa infezione del karma, del chakra, dello yin yang, ragazzi. Non finiamo, ecco sto ronco. Zappamo se ronco, ragazzuolo. E secondo me è un mazzo che ricorda l'ebola. Mandiamo, raga, il ragazzo zampone qua sotto. Temporeggiamo un attimo. Temporeggiamo, ok, ragazzi. Mandiamo il vecchio, se no li pollerò. No, ci vuole la polenta. Polenta volente! Subito, ragazzi. Sto già rimpiangendo le frecce. Talpone alla torre, ragazzi. Facciamo una combo con talpone zamponico col vecchio, ragazzi. Talpone zamponico. Surgelato. La principessa, raga. Tiro via le frecce dal mazzo. Trovo principessa. Ed è minchioni. Spreco il ragazzo zampone, perché appunto non si sciupa il cibo. Almeno un po' di danno alla torre lo fa. Ragazzuola, adesso difenditi. Mo, ragazzi, ritorno con l'ordine di rape. Quindi andiamo giù col vecchio. Difendiamoci un attimo, non capirete niente di quello che dico perché parlo troppo velocemente. Ma ragazzi, non so cosa farci, l'ho fatto tutto ad un fiato.
Ok, allora facciamo una cosa, adesso risparmiamo del fiato, anche perché sennò dopo moriamo, ragazzi, si incazza, ma deve andare sempre male, beh, fammi capire per una volta che c'ho un deck che riesca a gestire. E lo credo bene. Giù di rape, polenta, no ragazzi, bocciatore, 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 così ragazzi, solo così, perfetto ragazzi, molto bene, mandiamo Minazzi sulla torre che se mandava un secondo prima pigliava la principessa, madonna che raspa, che sei una raspa, ragazzi, così, che bello quando fa il danno con le rape, raga, che bello quando fanno il danno con le rape. Il talpone di rape fa del danno, mentre il bocciatore ci viene fermato dalla torre infernale. Ragazzi, il puffo di merda viene attratto da questa minchia grossa. Non ti basta avere i coglioni grossi, ma neanche la minchia. Come piace a mia madre. Mandiamo su subito il moschettieraccio, giù il nostro ragazzo zampone torna con ronco. Mandiamo le rapacce, raga, perfetto. Così, ragazzuoli, che spettacolo. Adesso appena muore la torre infernale, perfetto, raga. Ci vogliono loro, ci vogliono le troie. Troie con l'attacco, dai così. Ragazzi, cattivi, cattivi, mandiamo il vecchio. Dai che ci vuole la zappa, ci vuole la zappa, ci vuole la zappa. Zappa de stronzo, ragazzi, ci avevo le frecce, le voci terminate, ci avevo le frecce, erano già morti. Dai così, ragazzuoli, quanto spacca le palle la principessa. Eccolo che torna con ronco, bocciatore e ragazzi che di rape. Rape subito e poi mandiamo Minazzo sulla principessa. Dai Minazzo, principessa, la principessa poi attacca la principessa, non principessa, la principessa. Ma va bene lo stesso, raga. Ok raga, adesso mandiamo le troie. Troie all'attacco, barba scabbia cornuti. Polenta malata, dai, buttare rape, non le butta, raga, che failata. Che failata abbiamo fatto, zappiamo questi. Ma dai che la prendiamo. E dai il colpo, e dallo sto colpo. Battiamo il cinesone fino a... Spero ragazzi di essermi liberato dalla maledizione orientale di ieri. Ma raga, spettacolo, spettacolo assoluto. Comunque, diciamo una corona, 27 coppe, un paulazzo d'argento, 20 fighissime monete, ragazzuoli, siamo pronti per aprire il baule del clan. Ragazzuoli, non poteva andare che meglio. Ragazzi, abbiamo fatto una sconfitta e poi due vittorie. Ragazzi, segati male col bocciatore, col puffo di merda, ragazzi, veramente un vero piacere. Ragazzi, se sculiamo un'altra leggendaria, se trovo finalmente il tronchetto, raga, se trovo il nostro troncaccio, caccio delle urla, che la parte oriente nel momento clou in cui esce la testa, in confronto è muta. Ok, forse no, però ragazzi, insomma, per capire un attimo. Comunque questo è il ragazzo cui lascio i crediti per il deck. Scusa se ti ho copiato il mazzo, ma ovviamente ragazzi volevo usare il bocciatore, volevo legnare col bocciatore. E ragazzi ci abbiamo fatto nel migliore dei modi, quindi grazie Andro. E detto questo apriamo subito il baule del clan. Ragazzi, non vi faccio aspettare, apriamo il baule. Sto diventando matto, raga, divento matto. Comunque, come prima carta, ragazzi, troviamo sempre le 1620 monetacce. 36 volte letto simulatore di Zio Fest, ragazzi, cominciamo già male. Trovami tutte le comuni, 6 volte il namecciano cannuccia, raga, il namecciano drogato. Ma raga, cos'è sto letamaio? 68 rape, l'orda di rape. Mi va bene perché le dono, ma diversamente mi fanno gonfiare il pancreas. Prossima carta, fornace, ragazzi, cuociamo le rape. Non so, raga, cosa troverò ancora. E avanti così, le frecce, gli spiedini, raga, spiedini, rape, abbiamo da cuocere le rape, ci manca solo un altro cibo, io non so raga, che troviamo ancora ragazzi, ci mancava un cibo, abbiamo trovato la carne in scatola, raga, tre volte la simmental, non lo so, rape, fornace per cuocere le rape, vi ho dato la simmental, gli spiedini e puttana, perdon, puttana Eva, ragazzuoli, ma dove, ragazzi, nessunissima leggendaria, diavolo schifo, ma comunque raga, mi va bene che l'ho trovata quella volta nell'imbarazzante gesto opening, quindi non ci lamentiamo, ragazzi, non ci lamentiamo. Comunque se il baule è orribile, ragazzi, il baule è veramente qualcosa di orribile. E raga, detto questo, adesso risaliremo su di coppe pian pianino, raga, non c'ho fretta, anche perché così stanno sulle 3600-3700, ragazzi, farmo molte più corone, posso giocare anche se non c'ho i bauli sbloccati, insomma ragazzuoli, riesco a sperimentare anche più mazzi. Comunque questo ragazzi, io comunque spero di avervi divertito, intrattenuto per qualche minuto, se così fatemi lasciarmi un bel pollicione, un commentino, mi raccomando, se riuscite a lasciarmi il mi piace tabbando mentre con la mano lasciate, insomma, cioè, tipo la tabbata così, mentre avete il dito che lascia mi piace sull'altra mano dello smartphone. Se avete il computer, ragazzi, prendete il mouse sul dito così, il monitor, cioè, no, ragazzi. Ok, i vostri potrebbero scambiarvi per matti, ma ragazzi, la cosa sarebbe veramente fottutamente acam. Comunque, detto questo, vi ricordo che comunque alle 14 ho caricato un video flame, quindi se ve lo siete persi, mi raccomando, andatelo a vedere sempre. E comunque, Facebook, Instagram, in descrizione, tra i commenti, come al solito, io vi saluto e che dire, fino a next è tutto. Bella lega! Yo, 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 mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ho matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.